Dal TG2 la politica in primo piano, dunque Beppe Grillo torna all'attacco dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato l'attuale legge elettorale e dice sono abusivi i 150 deputati eletti grazie al premio di maggioranza cancellato dalla Corte, non dovrebbero più entrare a Montecitorio. Giuseppe Carboni. Nel post di ieri lo ha annunciato, in quello di oggi lo ha fatto. L'hashtag è fuori gli abusivi. Sono 150 deputati, in prevalenza del PD ma anche di Sinistra e Centro Democratico. Un lungo e dettagliato elenco di eletti in Parlamento grazie al premio di maggioranza, quello che la Consulta ha dichiarato incostituzionale. Un'elezione che, scrive Grillo, non è mai stata convalidata e non può più esserlo. La tesi è sempre la stessa. Questi parlamentari non hanno alcuna legittimità popolare né istituzionale. Per questo non devono più entrare in Parlamento. Anzi, devono essere fermati all'ingresso di Montecitorio. La strategia di Grillo è chiara. Usare toni forti, spingere sull'acceleratore per far decadere i deputati. Così il governo non avrebbe scampo e si tornerebbe di corsa alle urne. In questo pressing c'è un interrogativo, riguarda le motivazioni della sentenza della Consulta, da cui si capirà con sicurezza gli effetti giuridici che produce. Saranno rese note a fine gennaio, un tempo che in politica è lunghissimo. Per questo i 5 Stelle spingono per un chiarimento a breve. E per questo il Presidente della Giunta per le elezioni della Camera dice: la Giunta delle elezioni è pronta in qualsiasi momento a seguire quelle che saranno le indicazioni della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale sia conseguenziale e ci dica se questo Parlamento è legittimo, ci dica come è sottoscritto immediatamente, si muoverà per la rimozione sia dei deputati in qualche modo illegittimi, sia per la rimozione di ogni legittimità all'interno di questo Parlamento.